Ciao ragazzi, benvenuti nella nuova recensione. Oggi abbiamo un GR15 della GNG, versione low cost in plastica, detto anche combat machine. Fucile quasi interamente in plastica, gusci, RIS e calcio sono in plastica, mentre gearbox interno, tubo del calcio, canna, slitta e tappa di mira posteriore sono in metallo. La comunità di questo fucile che monta caricatori M4, essendo palesemente un M4 con un RIS diverso e anche gearbox pop come quelli di un M4. Come abbiamo detto prima, il frontale è in plastica, in ABS, ma molto solido e non si romperà molto facilmente, essendo anche attaccato al guscio. Calcio crane regolabile su 6 posizioni, tan insieme che è il colore del fucile. Poi troviamo attacchi per la cinghia qua davanti e qua dietro per destri. Per mancini dovremmo invece girare questo pezzo per metterlo dall'altra parte. Tacca di mira posteriore removibile attraverso questa vitina, invece tacca di mira anteriore che sarà fissa alla canna. Dovremo cambiare la canna per poter cambiare questa. Spegniamo in rotazione nero in plastica, ma meno male che si può svitare, perché alcuni di questi modelli si chiamano in ABS rosso e non si può svitare, quindi sarà un bel problema. Selettore, come il classico da M4, sicura, colpo singolo e grafica solo sulla parte destra e sulla parte sinistra. Leva di estensione del caricatore qua, sempre sulla destra, soltanto per destri. Sportellino pop da aprire a mano. Avrà il classico pop da M4, che quelli della GNG sono anche molto buoni di pop. Essere diverso in quanto molti, quasi tutti gli M4 apriranno così, ma questo è soltanto per fedeltà all'arma reale. Passiamo dunque ai pro di questo fucile, che sono molti. Primo, possiamo dire il suo peso, che è molto leggero. La sua lunghezza a calcio chiudo sarà pressoché come un MP5 con silenziatore. RIS in ABS in dotazione, molto buono, è attaccato ai gusci, quindi non balla. Un altro pro è l'impugnatura, che è diversa da quelli classici M4 ed è molto più anatomica e comoda. Un altro pro è che monta caricatori M4. Invece i contro, per chi non piace, possiamo dire che è il guscio in plastica e l'attacco di mira frontale che non si può togliere a meno che non dobbiamo cambiarla. Bene, abbiamo detto tutto e questa è la recensione del GR15 della GNG. Bella ragazzi, e ci vediamo nel prossimo video.